Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Rocket League Sideswipe. Oggi iniziamo la serie dei tutorial. Oggi siamo nel primo episodio e vi voglio far vedere come migliorare il controllo della palla e anche il controllo della macchina in volo. Ci dirigiamo subito, siamo nella lobby di Rocket League Sideswipe. In alto a sinistra mettiamo la modalità solo per poi andare in free play, mettiamo qualsiasi campo vogliamo, alla fine è uguale. Poi tra le impostazioni in alto a destra vi consiglio di mettere, almeno per questa tipologia di allenamenti, nella seconda sezione potete trovare Unlimited Boost in free play, ovvero nell'allenamento. Lo andiamo a selezionare, questo ci permetterà di avere il boost infinito nella modalità free to play, ovvero questa qua dove stiamo giocando ora. E sarà molto utile, è una cosa che viene anche utilizzata su Rocket League normale. Ovviamente ancora al momento in fase di alfa non abbiamo una modalità training come su Rocket League che ci permette magari di avere dei tiri predefiniti, dei passaggi, degli air dribble, del ceiling shot e così via. Dunque ci dobbiamo, diciamo, arrangiare, tra parentesi. Dunque utilizziamo la modalità free to play per fare, diciamo, delle sorti di giochini, chiamiamoli così, per migliorare il controllo della macchina che ci servirà moltissimo per rankare e puntare al champion e non solo. Ora ve li faccio vedere, almeno quelli che ho fatto io e anche quelli che il gioco fa vedere durante il tutorial. Uno dei più basilari può essere magari puntare la macchina in aria, verso l'alto, saltare almeno una volta oppure provare a saltare anche una seconda volta, una sorta di double jump, e magari fare piccoli bustini. Così, e cercare di stare più tempo possibile in aria, magari mantenendo una linea retta oppure muovendosi da una porta all'altra. Un'altra cosa molto utile è provare a puntare il tetto per provare a prendere il ceiling shot, il jump reset, per poi fare un ceiling shot magari, ma questo ovviamente con l'allenamento. Una volta fatto, è anche molto importante migliorare il volo laterale, sia di spalle che verso dietro, anche se è veramente molto simile, anzi penso che non cambi assolutamente niente, cambi solo magari una prospettiva, però vi consiglio nonostante ciò di farlo lo stesso. E magari possiamo anche imitare dei salti come se volessimo colpire la palla per poi entrare dentro la porta, e una volta preso confidenza con queste tipologie di voli possiamo fare la stessa cosa ma magari puntando il tetto per poi andare a puntare la porta opposta e saltare come se volessimo tirare la palla in porta. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, prendiamo il ceiling, puntiamo sotto e calciamo, una cosa del genere. Una volta presa confidenza con queste tipologie di volo, è molto importante, soprattutto in situazioni di kick-off, ma non solo, anche di difesa, ma anche, diciamo, chiamiamolo contropiede. Magari facciamo finta che il vostro compagno, di solito si parte così, il vostro compagno sta davanti a voi per fare il kick-off, voi invece di seguire l'azione vi mettete magari qua dietro, aspettate il kick-off, la palla solitamente si alza, dipende dalla bravura del vostro compagno o dell'avversario, se la butta direttamente in porta, ma nel caso non sarà così, la palla si alzerà verso il centrocampo, verso la parte più alta, quasi a toccare il tetto. Voi partirete da qua, ci sarà il countdown, vi metterete dietro, saltate e poi cercate di puntare una zona centrale del centrocampo, di solito le palle cadono sempre di qua, mi scuso la volgarità, e puntiamo la porta opposta. Possiamo anche fare la cosa dall'altra parte, buttiamo qua e puntiamo l'altra porta da passare più, e possiamo anche saltare o per imitare, diciamo, il tiro, anzi possiamo anche saltare al centro perché la palla sarà in quelle zone. O no, ovviamente una volta presa confidenza con queste tipologie di volo possiamo fare anche il freestyle, ovviamente cosa mo molto utile, sto vedendo ultimamente per avere un controllo migliore, però per, diciamo, volevo farvi un tutorial a parte per quanto riguarda il freestyle. Infatti se volete vederlo iscrivetevi, lasciate un like, commentate, fatemi sapere se volete vedere un video sul freestyle che non è difficilissimo, ma possiamo fare le stesse tipologie di esercizi col freestyle. Così scendiamo, rotiamo un po', saltelliamo, facciamo queste cose qua, e poi ovviamente tutte queste cose che abbiamo fatto le possiamo fare con la palla. Prendiamo la palla, torniamo indietro, prendiamo magari il jump e così via. È anche molto utile magari a migliorare il controllo raso terra, non per puntare la porta, ma magari possiamo prendere la palla, ce la buttiamo da questa zona e così via. Oppure magari per alzarci la palla all'improvviso per poi magari partire con un contropiede, con un'azione in volo, ma anche facendola in freestyle, questo non è importante. Una tipologia del suo genere. Ovviamente io ho già fatto delle clip, infatti se volete recuperarvi altre tipologie di video ho fatto dei gameplay, montage e anche video dove spiego come funziona Rocket League Sideswipe in generale, e un tutorial dove lo vado a installare, vi mostro come installarlo come ho fatto io. Possiamo andare un po' così, facciamo sbattere la palla. Ovviamente anche è molto importante imparare i vari rimbalzi del gioco, magari buttarla sul tetto per poi capire come rimbalza, per poi imparare a fare così. Ora
L'importante non è magari segnare, però magari andate un po' a destra, a sinistra, dipende dagli obiettivi che vi ponete. Magari io ora sto andando un po' a sinistra e a destra, non voglio per forza segnare. Cioè, vado al tetto, la butto qua, torno indietro, però magari se volete segnare ovviamente è concesso segnare, questo è lo scopo del gioco. Spero che questo tutorial sia stato di vostro aiuto, ditemi se vi stanno piacendo queste tipologie di video su Rocket League Sideswipe e se volete un continuo su questa serie, spero vi piaccia perché è il primo episodio, ma vedremo un po' che video portare, consigliatemi su cose che volete vedere, su se volete qualche altra tipologia di video su Rocket League Sideswipe. Il video finisce qui, iscrivetevi, lasciate un bel like, commentate, bella raga. We'll be right back.